Bentrovati dalla redazione del TG4, siamo nello studio del TG4 di Telecupole, fare informazioni in questo momento, in un momento di emergenza sanitaria com'è questa pandemia legata al Covid-19, non è assolutamente facile, non è cosa facile anche perché siamo persone umane anche noi, ma Telecupole soprattutto in questo frangente sotto la regia della famiglia Toselli ha deciso ancora una volta, anzi ha potenziato l'informazione perché siamo e rimaniamo soprattutto in questi momenti la televisione legata al territorio. All'interno del nostro giornale Giulio diamo voce e spazio ai sindaci, cerchiamo di essere e di informarvi su quello che realmente accade, dunque all'interno della nostra informazione, per quanto riguarda comunque anche le altre trasmissioni di Telecupole, ovviamente non ci sono fake news. Come diceva Margherita, grande attenzione alle realtà locali, alle valli alpine, alle terre alte, ai piccoli paesi, con la voce direttamente dei sindaci, ovviamente con tutte le distanze di sicurezza e le misure in atto, con ogni precauzione per evitare che ci siano rischi anche per il nostro lavoro, che è stato definito dal decreto governativo come essenziale, quindi il settore dell'informazione e della comunicazione. Accennava Margherita al potenziamento, vero, perché oltre all'informazione in 7 edizioni quotidiane, partendo dalle 7 alle 7.30, poi alle 12, alle 14, alla sera alle 19.30, alle 20.10, alle 23, abbiamo anche l'informazione religiosa, se così possiamo chiamarla, con la voce dei parroci e soprattutto la celebrazione in diretta streaming la domenica mattina alle 11 della Santa Messa da diverse località del nostro Piemonte e del Nord-Ovest. Quindi non preoccupatevi, rimanete a casa vostra, Telecupole è come sempre al vostro fianco, non soltanto in ambito informativo ma anche nelle trasmissioni di svago, anche solo per farvi sorridere o per farvi dimenticare per un momento questo tragico momento. Un saluto quindi ai colleghi della città metropolitana di Torino e ai colleghi di tutte le altre testate sul territorio piemontese. Rimanete a casa.